Salve, buonasera. Buonasera Tebaldo. La prima domanda vorrei chiederti un po' di questa situazione di Napoli e Palermo. Chi vedi più in forma in questo momento? Allora, Tebaldo, chi ritieni sia più decisivo tra i due campioni, no? Delle due squadre, tra Lavezzi e Pastore? E ti chiedo a questo punto chi ti piace di più tra i due trequartisti? Ho capito, quindi insomma, gli attacchi, dici tu, insomma, ti aspettavi questa esploa di Edison? Un giocatore che aveva fatto bene a Palermo, però quest'anno è letteralmente esploso. Invece, Tebaldo, parlando del Napoli, tu come difensore scudettato della squadra azzurra, quale difensore del Napoli ti piace di più? Quello che era un po' il ginocchio, l'abbiamo avuto in Cannavaro, Fabio, in Ferrara, insomma, anche altri giocatori, insomma, che posso citare, ma non vorrei essere patetico, però diciamo che Cannavaro sicuramente tra la domanda iniziale è quello che ha più garanzie. Allora, Tebaldo, per un'ultima domanda che ti pongo. Per migliorare un po' la tenuta difensiva, no, della squadra, del tuo ex Napoli, ritieni a questo punto sia più opportuno modificare l'assetto difensivo, magari con una difesa a 4, o suggeriresti l'acquisto di qualche difensore, non so, si parla di Mexes, di uno di questi campioni, insomma, che credo che possano fare poi al caso del Ma Napoli? ripeto, io ritorno alla considerazione di prima. Difensori, il fatto dei difensori non è tanto il modulo. Il modulo può essere a 3, a 4, insomma, cambia poco. Quindi se uno da un momento che nella sua zona diciamo, di competenza la marcatura avviene in modo attento, in modo molto incisivo, molte volte magari vedo nei filmati, adesso io non è che seguo più il calcio, però vedendo nei filmati alla domenica beh, ci vedono degli errori grossolani o di posizione, ma una volta diciamo che era molto più difficile per gli attaccanti, soprattutto quel periodo, insomma, proprio del Napoli, quel periodo romantico del Napoli quando c'erano i Maradona, i Careca, però qui c'erano anche i Van Basten, i Gullit, i Ferrer e via dicendo, erano periodi migliori giocatori in Italia a giocare. E nonostante ciò i difensori erano molto, come dire, attenti, dovevi essere attento per forza. Sì, preparati. Adesso mi sembra che ci sia un, cioè non vedo, dopo Ferrara e Cannavaro Fabio, non vedo dei grossi, tant'è che penso che anche la nazionale sia alla ricerca di qualche, si sta facendo degli esperimenti con dei giovani che per l'amor di Dio bisogna dare il tempo per la crescita, ma il discorso non è il modulo, ma secondo me la concezione del difensore deve essere impostata di nuovo, bisogna lavorarci nei settori giovanili perché secondo me si stanno tralasciando delle fondamentali che facevano parte del nostro patrimonio tradizionale calcistico.
Bene, Tebaldo, un'ultima domanda in chiusura. Proiettiamoci a giovedì, c'è questa partita fondamentale del Napoli in Olanda. Secondo te, quante possibilità ha il Napoli di far bene contro l'Utrecht? Benissimo, allora ti ringraziamo e alla prossima. Alla prossima, la saluto, salve. Grazie, arrivederci.